Grazie Presidente, sarò breve. Cogliamo l'occasione ovviamente per fare i migliori auguri come gruppo del Movimento 5 Stelle qui in Campidoglio a Veronica, Pietro, Linda e Valentina. Sappiamo e siamo certi che riusciranno a dare quell'impulso politico e quello sprint in quest'ultima parte di consigliatura, soprattutto perché sono persone che hanno vissuto anche con noi qui tre banchi, sanno l'importanza dell'indirizzo politico anche dato in commissione, del lavoro fatto dall'Aula e quindi sicuramente non ci faranno mancare la loro presenza e il lavoro sinergico tra la maggioranza e l'esecutivo e la Giunta. E quindi gli rinnovo a nome di tutta la maggioranza ancora di nuovo un in bocca al lupo. Ci tengo però a precisare che nei prossimi giorni andremo a votare i nuovi presidenti delle due commissioni, della Commissione Mobilità e della Commissione Patrimonio. Qui in aula Giulio Cesare e in Campidoglio c'è una maggioranza, che è una maggioranza del Movimento 5 Stelle, che rimarrà tale, non è una maggioranza giallo-rossa, ma è una maggioranza gialla, e quindi i presidenti delle nuove commissioni saranno due presidenti espressioni del Movimento 5 Stelle. Ci tengo a ribadirlo anche quanto letto dopo aver letto sui giornali di possibili aperture, che non ci sono e non ci saranno. Dall'altra parte ci auspichiamo, come ci siamo sempre detti, con le altre forze politiche, che vi sia da parte loro Mi scusi, consigliere, prego la polizia locale in sala di provvedere, grazie. Prego, consigliere Pacetti. che vi sia da parte loro in quest'ultima parte di consigliatura un modo di fare opposizione che sia costruttivo, che sia sui temi e che non sia fatto di no a prescindere, ma di discussione e dibattito su ciò che andremo a discutere in aula. Grazie.